In data 18 aprile è avvenuta la presentazione del progetto Parco della Comunità da parte della Fondazione Catarina Dall'Ara nel parco Fronte Dall'Ara Stradale. Buongiorno a tutti, ci troviamo in compagnia di Irene Valotti presso il campo della comunità. Irene Valotti è coordinatrice della Fondazione Catarina Dallara e ora ci parlerà di un progetto veramente molto molto interessante. Allora, ci troviamo qui a Parco della Comunità. Perché Parco della Comunità? Allora, abbiamo deciso di chiamare quest'area Parco della Comunità perché quando il progetto sarà concluso, diciamo un progetto in itinere, verrà inaugurato a metà giugno, ci piacerebbe fosse un luogo aperto alla comunità, comunità intesa ovviamente in senso lato. Sarà un luogo con varie aree, ci sarà un'area sportiva, ci sarà un'area legata alla cultura, un'area orti, uno spazio giochi per i bimbi e quindi speriamo sia un nuovo posto dove le persone possano tornare a ritrovarsi, incontrarsi, discutere, insomma, un luogo per stare insieme. C'è l'area orti e ci saranno alcuni lotti privati e una parte di orto sociale e poi sì, ci sarà un'area sportiva e è un progetto, come vi dicevo, in itinere, è partito, diciamo, la coprogettazione dello spazio è partita l'anno scorso a luglio. Parlo di coprogettazione, insistiamo tanto sulla co, appunto davanti a progettazione, per il fatto che è un progetto che nasce con la comunità, per la comunità. Quindi durante tutto quest'anno sono stati fatti dei tavoli di lavoro tematici e il progetto finale è frutto del dialogo con tutte le persone che hanno partecipato e che insomma ringraziamo per la partecipazione. Senza di loro non ci sarebbe nulla da inaugurare o sarebbe un posto morto. In particolare in questo progetto stiamo affiancando la Fondazione Dall'Ara in questo percorso per la costruzione della sua nuova sede. La Fondazione ci ha contattato circa un anno fa con l'idea di fare della sua nuova sede un luogo per la comunità di Varano. E quindi da lì è nato questo percorso che abbiamo infatti chiamato Costruiamo insieme i luoghi della comunità. Il lavoro sul quale ci stiamo focalizzando, diciamo, si sviluppa su due macro aree. Una è quella del parco, che è quella di cui parliamo oggi, è quella di cui ci occupiamo in particolare noi. Poi ci sarà un nuovo edificio che in questo momento, questa è semplicemente la sagoma. Sì. E noi oggi ci occupiamo, questo è il quinto incontro di una serie che è cominciata l'anno scorso a luglio, ci occupiamo di cominciare a disegnare le diverse attrezzature di questo parco insieme alle persone che oggi sono intervenute e che appunto già ci hanno accompagnato in tutto questo percorso per far sì che tutti gli spazi che noi cominciamo a disegnare siano poi degli spazi vissuti da delle attività sociali che loro gestiranno. Quindi la fondazione è un po' l'elemento che coordina tutta una serie di attività che saranno gestite proprio dalle persone di questa comunità. Benissimo, allora noi ringraziamo Alice Franchina e vi auguriamo un buon lavoro quindi. Grazie.